Bene, benvenuti. Oggi è il 20 marzo, siamo qui a Milano all'Accademia Italiana del Panino per il debutto del Tech Lab di Tech Data, questo spazio costruito insieme a IBM per raccontare attraverso le migliori soluzioni di intelligenza artificiale come si fa business con l'intelligenza artificiale al canale ICT, no? Ai sistemi integrator, ai reseller, agli ESV. Una bellissima occasione di incontro, siamo con i vertici di Tech Data, siamo con Vincenzo Baggio e Vincenzo Bocchi. Sfruttiamo tra virgolette l'occasione per sentire innanzitutto da Vincenzo Baggio come è cominciato l'anno di Tech Data e quali sono i trend più interessanti che vedi sul mercato. Grazie Marco. In realtà abbiamo appena chiuso l'anno scorso, quindi chiudiamo a fine gennaio, quindi abbiamo fatto un anno molto bene, siamo diciamo emersi al di là delle aspettative che avevamo nel nostro piano operativo e l'anno è iniziato praticamente ha sprombattuto. Ma diciamo che fondamentalmente siamo impegnatissimi su quattro tracce, che sono le tracce della corporation, sono le tracce della nostra strategia, che dice investimenti, chiaramente investimenti nelle nostre infrastrutture, investimenti in persone, in conoscenza, proprio per accompagnare quello che è un piano di rafforzamento, che è la seconda traccia, rafforzamento in termini di cambiare un po' lo skill set delle persone che lavorano in Tech Data e andare più attraverso una competenza tecnica, una competenza di soluzioni, proprio per aiutare i nostri partner e fare enablement a consegnare quello che è la trasformazione tecnologica in atto ai propri clienti. E la terza traccia è una traccia di ottimizzazione, quindi stiamo ottimizzando il nostro modello di business per favorire, diciamo, quelle aree che sono a valore aggiunto, proprio per mettere in campo quelle competenze e creare una competitive differentiation sul mercato italiano. Questa almeno è l'ambizione. E da ultimo, chiaramente, cercare di trasformare noi stessi, così come si trasforma il canale, in maniera digitale. Quindi abbiamo in atto tutta una serie di investimenti e di rafforzamenti del nostro tool principale che è InTouch, quindi diciamo il nostro punto d'incontro, il nostro web commerce, ma anche e soprattutto le piattaforme come StreamOne, dove noi ci mettiamo e ci integriamo tutta una serie di soluzioni, ma lascio a Vincenzo di addentrarsi un po' più in dettaglio. Grazie, come si dice, grazie Vincenzo, un assist perfetto per Vincenzo Bocchi, anche perché appunto già ha introdotto il tema, no, della trasformazione del mercato dei rivenditori, la trasformazione digitale che impatta tantissimo anche il distributore, no? In qualche modo si rivede in qualche modo il suo ruolo di piattaforma logistica e si va più verso una piattaforma, un hub di servizi e di valore aggiunto che ha forme diverse, no? Quindi Vincenzo, una domanda facile per te: come sta cambiando il distributore e come sarà il distributore a valore, il distributore ICT nel prossimo futuro? Sì, domanda semplice, da un secondo e mezzo di risposta. Allora, sostanzialmente sarà un distributore che viaggerà tra quello che è il business tradizionale, continuerà a essere però sempre più un business a low touch, sempre più un business da strutturare nella scalabilità, quindi processi, quindi capacità di erogare competenze in maniera diversa, modulato con quelle che sono le next generation technologies. Fare next generation technologies è un modo completamente diverso di fare business, un modo completamente diverso di dare valore al business dei nostri clienti che sono a valle nostra nella catena del valore. Questo significa avere competenze diverse, avere degli asset completamente diversi. Abbiamo citato StreamOne e tutti quelli che sono le evoluzioni e gli investimenti in corso per digitalizzare i processi di acquisto e di provisioning di tutte quelle che sono le tecnologie IT. Sarà un'area di grande investimento da parte di Tech Data e di grande stravolgimento, perché i nostri partner stessi sono nel mezzo di una trasformazione digitale e devono avere un time to market che è completamente diverso a quello tradizionale. Quindi qui, secondo me, sempre di più vedremo il distributore andare verso asset da mettere a disposizione dei clienti, che sia un help desk su competenze specifiche, un marketplace o comunque quindi strutture per le quali si mette a fattor comune la capacità di scala di un'azienda come la nostra e di integrazione di un'azienda come la nostra con i main vendor, unitamente a quelli che sono servizi, dove il servizio
non è più un servizio necessariamente fatto da noi, ma magari arriva dal nostro ecosistema, come è il caso del modello che stiamo proponendo quest'oggi, è sempre di più un servizio che mettiamo a disposizione di un partner che ha le proprie caratteristiche, ma che insieme a noi deve decidere su cosa investire per lavorare in modalità make e su cosa ha senso che ci specializziamo noi per dare la possibilità a lui di focalizzarsi su quelle che sono le competenze core. Poi il nostro noi sempre meno è noi tech data, sempre di più è noi tech data a garantire competenze, qualità e livello di servizio dell'ecosistema che si muove con noi. Quindi banale. Esatto, una cosa facile, però come vedete appunto il tema dell'ecosistema torna in maniera molto forte ed è proprio alla base della collaborazione con IBM e del lancio di questo Tech Lab. Siamo stati con Vincenzo Baggio e Vincenzo Bocchi di Tech Data, avanti tutta, dopo.